ben trovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Monster Hunter Stories. È davvero difficile riuscire a staccarsi da questo gioco, tant'è che lo gioco anche così per divertimento, per allenarmi, per andare avanti di livelli, qualora mi è possibile giocare. E pochi giochi mi stanno prendendo davvero tanto come lui in questo periodo. Beh, negli ultimi anni più che in questo periodo. Ma comunque dobbiamo dirigerci all'accampamento di Ozum per continuare la nostra avventura. Ma dato che ho detto che gioco, è giusto che vi faccia vedere quello che ho trovato. Ho fatto alcune missioni secondarie, quindi ho preso anche delle uova, credo buone. Non lo so, vediamolo un po'. Che cosa esce da qui? Un Apseros. Ma come, Tana missione secondaria e mi dai un Apseros? Tana del Radian, il Radian è comparso sulle pianure di Monsonne. E ho preso anche l'uovo perché l'ho fatto scappare verso la sua Tana. E dovrebbe essere un mostro forte da quello che ho capito. Se ho capito male poi, non so. Un popo. Io me l'aspettavo invece che fosse un popo. Che non è malvagio come mostro. Passabile. Ah, due no però. Attacco 0, wow! Quindi è un mostro difensivo. I frammenti di uovo. Ho raccolto un altro frammento. Lo metto qui allora. Il Radian mi sembra abbastanza forte come mostro. Tanti punti salute, tanto attacco, tanta difesa, pochissima velocità. Però potrei metterlo in squadra, magari al posto dello Zamtrios o del Kurupeko. Che mi fa richiamo. Il Nerchilla mi serve per arrampicarmi. Lui mi cerca i mostri, Kurupeko. Il nuoto per il momento non mi serve, però se arriva un'oasi, chissà. Va bene, vediamo come va. Dunque, l'accampamento è per questa strada, però lì c'è una tana di un mostro raro. Ed io posso farmela scappare, la tana di un mostro raro? No, che non posso farmela scappare, quindi devo subito effettuare una deviazione. Oh, quel mostro non è affatto felice. Ti vuoi avvicinare? Buona fortuna. Ne sono due che non sono affatto felici. Però io direi di affrontarli. Tanto. Allora, è stato molto difficile sconfiggerlo. Non me l'aspettavo così forte. L'altro che abbiamo sconfitto sulla spiaggia era molto più debole. C'è troppa gente qui. Troppa gente. Non mi piace. Non è bella la strada, no? Per niente. Vabbè, vado verso il nido. Oh no, c'è il Radian. Accidenti. Ma tutti i mostri il Radian proprio? La cosa buona del Radian è che attacca sempre, o quasi sempre, con un attacco veloce. Quindi fai tecnica e vinci facile. Qua si ruota, si ruota, si ruota, si ruota e si vince. Ci ha lasciato anche un oggetto a terra, quindi buono così. Fatto. Vabbè, questa è stata facile, dai. Rispetto all'altra, molto più facile. Va bene, ora nessuna deviazione, non mi interessa cosa incontro, anche se incontro la Venere di Milo, niente, vado dritto per la mia strada, non mi fermo da nessuna parte. Certo, qui è anche un contrasto tra verde e giallo che è impressionante. Deserto Tresed. Ah, là c'è gente che si azzuffa, questi qui fanno una conversazione tra amici e la prima... Oasi, dovrebbe essere un'oasi. Ah sì, c'è l'acqua. Quindi è un'oasi. Bene. C'è l'acqua. Oddio, quanto è arrabbiato questo. Gentor, sì, ancora noi. Abbiamo sentito che le cose vanno male, signor Capitan Cacciatore. E avete fatto tutta questa strada solo per dirmi quello che già so? Capitano, Reverto, ti stavamo aspettando. Ma perché sempre quest'aria così sorpresa? Accigliata ma con degli occhi spalancati. Quella situazione è davvero grave. Albarax ha subito l'attacco del demonio nero. Il demonio nero? Ma stanno tutti bene? Beh, abbiamo fatto evacuare tutti gli abitanti. Ma si sono formate delle nuove sabbie mobili, neanche possiamo avvicinarci. Di questo passo gli abitanti non avranno una casa a cui fare ritorno. Lasciate fare a noi, sarà come bere una ciotola di latte. Perché hai portato dei rider? Non ho alcuna intenzione di lavorare con loro. Questi qui possono esserci d'aiuto, fidati di me. Vabbè, se lo dici tu,
Abbiamo altro di cui preoccuparci adesso. Ok, abbiamo attivato la gattovana. Ma c'era un mosti qui che poteva far schiudere le mie uova che ho preso. Perché ne ho presa una. Fa vedere l'uovo che ho preso, dai. Non mi ispira molto il colore, ma... Un altro Radian? Eccola là. Vabbè. Si può entrare dentro le tende? Manco per l'anticamera del cervello. Eccolo qua, l'anziano saggio del villaggio. Ah, sì. Remerto, sei venuto per noi. Capo, sta bene? Sì, io sono illeso. Il villaggio, però... Finché ci sono le sabbie mobili non possiamo tornare al villaggio. E in più c'è anche il demonio nero. O dovrei dire il flagello nero. Più aspettiamo e più si rafforza. E detto flagello nero? Ma allora il demonio nero in realtà è... Finché infuriava di notte non potevamo vederlo con chiarezza. Ma è una bestia enorme con le corna e coperta di una foschia nera. E il suo terrificante ruggito fa tremare la terra. Potrebbe essere il Diablos, contagiato dal flagello nero. Quindi il diavolo con il flagello nero. Wow. Il terrore delle sabbie. Quel coso è dannatamente gigantesco e comunque si sta comportando in modo strano. In genere non si allontana dalla tana e raramente attacca la gente. Dobbiamo fare qualcosa ora che sappiamo che c'è di mezzo il flagello. Non mettere il carro davanti ai buoi. Pensiamo alle sabbie mobili prima. È probabile che siano casate dai Cephadrom, detti squali di sabbia che cavalcano le dune. Ci sono 3 posti sospetti. Noi andremo al vortice di sabbia. Bene, ci pensiamo noi. Bene, fateci sapere appena scoprite qualcosa. Quindi dobbiamo andare in 3 punti a sconfiggere altri 3 mostri. Va bene. Voglio che andiate in... Ah, solo in 2. Bene. Le dune di Tresed e le caverne di Sare di Tresed. Andate dopo che avrete finito i preparativi. Andiamo a vedere il vortice di sabbia. Forse prima dovremmo scoprire dove si trova. Beh, datti da fare, Sogio. Dopo tutti guarderanno stupiti mentre risolvo i suoi misteri. Sono magnifico. Devo sconfiggere 3 mostri. Devo sconfiggere Barrot, Daimyo, Hermitaur e Cephadrom, o Cephadrom. Penso che sia Cefa. Andiamo nel deserto, sconfiggiamo questi... Devo andare in 2 posti, però, mi ha detto, amico mio. Io ci vado, questi si azzuffano tra di loro. Se mi venite vicino vi picchio. Bravi. Non mi fate arrabbiare, eh. Che se si arrabbia Andre Link, bella non è. Andrei prima quassù. A parte che devo sempre girarmi poi. Ma qua non c'è niente, anche fosse, solo un muro. Vedo roba viola là che non mi piace. No, signore, non mi piace per niente. Osso mostro piccolo, che le ossa ci servono sempre. Salgo qua sopra per sicurezza, perché poi magari devo salire e devo fare la strada al contrario per salire. Ah, eccolo qua il punto. Bene, meno male che ce lo segna sulla mappa e ce lo fa vedere bello grande. Ma sono pronto ad affrontare questa nuova minaccia? Non lo so. Comunque, penso che sia ora di rivedere un attimino la squadra, se proprio devo essere sincero al 100%. Bacca tropicale! Ah, buono! Bastava trovarne una. Ottimo, allora. Dicevo, voglio rivedere la squadra, perché siamo nel deserto ora. Quindi ci serviranno mostri che possono adattarsi al deserto, no? Bello lungo il cammino. Peccato che la visuale sia un dito in un occhio. Davvero tremenda, ragazzi, è fastidiosissima. Bene, andiamo nelle caverne di sale, giusto? Questa è una caverna, quindi è la grotta caverna di sale di Tresed. Quelli dormono, perché non dormi anche tu? Invece di seccarmi. Aspetta, ma io devo sconfiggere sti cosi? Sti insettacci volanti? Eh sì, a questi devo sconfiggere io. Ah no, Banaba Bruno! Bnabra! Il nome. Beh, facile gli insetti, eh. Penso di essere a livello... Penso che il mio livello 20 è buono per il posto nel quale ci troviamo. Oh, ok. Tanta roba da prendere. No. Questa palude mi mette i brividi. I brividi abadibidi? Oddio. Ah, questo? Ah, ok. Così. Lui che fa? Ci lancia il fango per ostruirci la visuale? O rallentarci i movimenti? Ma per farci male. Io attacco di potenza e lui attacca di velocità.
Andiamo con la tecnica allora. Vai. Ottimo combo effettuata. Ah. Ok. Velocità ora. Niente combo. Ah, forse era velocità, velocità, velocità tecnica forse era. Vabbè, non importa. Siamo a livello 1, credo ancora, di del legame. Voglio arrivare almeno a livello 2. Mamma mia. Mamma mia. Attacco potenza. Aia, 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 aia. Fa male, fa male, fa male. In sella, amico mio, in sella. Siamo a livello 1 ancora. Attacchiamo con la velocità. Vabbè, non importa qui. Ci fa un po' di dannetto, non importa. No, parità. Devo vincerli gli incontri se voglio aumentare il legame. Allora, l'ultimo poi vado col legame, perché sennò... No, accidenti! No, devo forza fare l'abilità. Almeno l'abilità mi fa scendere e posso curarmi. Cavoli, è imprevedibile sto tipo. Come tutti quanti i mostri, certo, dovrei usare il binocolo, ma non posso usare gli oggetti quando sono a cavallo. Ti curo, Yanku, ti curo. No, tecnica, ho usato su di lui. Beccata furiosa, anche se magari non importa. No, no, mi curo con le erbe, vai. Buono. Ah, non male. Che dolore. Palla di fuoco. Tanto per fare un po' di danno, sicuro. Che è neutra palla di fuoco, è un attacco normale. Wow, 136 gli ha fatto palla di fuoco. Buono. Ci siamo visti a brutta. Fortuna che non ci ha preso di sorpresa. A quanto pare la cosa del vortice non si trova qua. Ti aspettavi che si trovasse qui, caro? Allora, mi ha detto di sconfiggere 3 mostri del reverto, però io devo andare in 2 punti solamente. Come funziona la faccenda? Non riportano i conti, no? 3, 2, no, non va bene. Che mostro gigante quello. E quello volevo affrontare io, veramente, sai? Mi sembrava bello quello da affrontare. Oh! Ecco perché non ci posso andare qui. Vabbè, sì, un coso volante mi è arrivato addosso, ma non mi interessa. Io voglio un attimino vedere qui cosa c'è. C'è qualcosa che saltava? Ah, sti cosi? C'è una tana rara che penso lascerò stare. Ah, perché lì c'è il male. Sì, sì, c'è il flagello nero. Ah, ma sono degli squali questi. Devo sconfiggerli, c'ho la missione. Che belli. Ma che belli, Cephalos. Vai. Ci imbrattano il muso, eh. Sono veloci. Wow, fortissimi. Tosti, tosti, tosti. Dirigiamoci al posto disegnato. Magari sì, li affronto, però... Accidenti. Oddio, anche se venire in questo punto del deserto per combattere nuovamente quel mostro... Non lo so. Può servire? Ma... Ehi, yo! Come butta fra? E andai, mio Ermitaur, per davvero! Sì, ne so... Ah! Mi accorgo ora che ha un altro colore! Wow! Usa la tecnica lui, eh? Peggio per te! Userà ancora la tecnica? Non lo so, vediamo un po'.
Wow, fa male. Un altro attacco però non lo regge. Sella, livello 1. Potenza, vai. Ora siamo in groppa al nostro amico e siamo più forti. Oh no, respinge gli attacchi. Vabbè. Continuiamo. Possiamo andare un po' avanti con i contrattacchi, eh. Tanto gli facciamo male. Perfetto, aumenta il legame. Livello 2. Perfetto. Se ci lascia l'oggetto poi è top. Vai bello. Sputa quella roba e facciamogli male. 501. Wow, è ancora nel andato KO. Però oggetto lasciato. Questo è un bene. Mi curo. Oh, sono stato avido. Mi curo quindi. Vabbè, questo era facile, Devo ammettere che è stato facile. Non me l'aspettavo così facile. Va bene, buono. Dai. Allora, due mostri abbiamo sconfitti. Ma non era lui la causa del vortice. Abbiamo visitato entrambi i posti e trovato due mostri, ma nessuna traccia dei Cephadrom. Veramente sì. C'è una scaglia nera qui. Non appartiene a un Cephadrom? Ma questa scaglia è nera? Spero non sia infetto o mio altro. Andiamo a Osun per riferire ciò che abbiamo trovato. Ah, ecco perché c'è la Gattovana qui. Ecco risolto il mistero delle sabbie mobili. Un Cephadrom! No, che fregatura. Si nascondono nella sabbia, è difficile farli fuori. E allora che dobbiamo fare? Beh, le armi ce le hai. Ora ti serve solo coraggio. Armi, coraggio, non sono altro che spazzatura antiquata. E lo spazzatura va nel cestino. Gianni Santerino, questo mi fa capponare il pelo. Insomma, che problema avete? Studio mostri da 50 anni. Per un genio come me sarebbe una bazzecola risolvere il vostro problema. Le situazioni difficili sono la nostra specialità. Quando si tratta di abbattere i mostri, armi e coraggio sono superflui. Il nostro strumento migliore per risolvere problemi è il cervello, e quello è... Basta la capacità di usare il potere del proprio ingegno, giusto signor dottore? Avrei dovuto dirlo io a mezza tacca. Ora, ammirate i frutti del mio genio e della mia abilità. Guardate ammirati! Che succede? Hanno domato il mostro in qualche modo? Osservate il dispositivo attaccato al suo capo. Mi permette di controllarlo! Lascia che i mostri combattano tra loro. Non c'è nessun bisogno di sporcarci le mani. Basta premere un bottone, così! Amico, così non va. Hai superato il limite. Giusto o no, io offro salvezza dal terrore di quei Cephadrome. Guardate bene voi tutti, questo è... Questo è l'inizio di una nuova luminosa era della storia umana. Interrompimi ancora e sarei cibo per mostri. Ups, ora che lo spettacolo prosegua.
Tutto ciò è bellissimo. Il problema è che quel mostro, se riesce a liberarsi dall'influsso della roba che ha in testa, li mangia subito. Quello non era un Bart normale, anche loro sono Rider. No, i Rider sono completamente diversi, i Rider non manipolano i mostri. Per noi cacciatori siete tutti uguali, e entrambi usate una tecnica per controllare i mostri. È una cosa completamente diversa. Va bene, ti mostreremo la differenza, giusto Sacio? Ma come? Gna, i Rider e i loro mostri sono di un legame profondo. Ora noi andiamo là e sistemiamo i vortici di sabbia con i nostri legami. Ben detto Sacio, andiamo a immobilizzare un po' di sabbie mobili. Che poi ha fatto tutto lui, cioè, ben detto socio. Tu l'hai detto, io non ho detto niente. Bene, magari nel prossimo episodio, no, magari, lo faccio per forza, perché altrimenti non si va avanti, devo andare a sconfiggere quel cefadrome che sta minando la pace dell'oasi, e poi, secondo me, devo sconfiggere anche il Barroth, perché non è normale, se no, dai, per forza dovrò sconfiggerlo. Ad ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito il video, in descrizione trovate tutti quanti i link ai miei social, e ci vediamo, ovviamente, al prossimo video. Ciao! Thank you.